Hello everyone! Ragazzi, oggi sono qui con Elisa. Ciao a tutti. Che è di? Di Francia. Che parte? Sono del sud-est di Provence, però adesso vivo in Bordeaux. Che parla anche italiano? Sì. E quindi io non potevo lasciarmela sfuggire. Ho chiesto a voi quali sono le domande che avete per i francesi. Siete stati un po' cattivi, ti avverto. Non mi sorprende tanto. Ma secondo me si pentiranno perché sei dolcissima. Quindi vediamo, io te le faccio tutte. Domanda numero uno: la rivalità Italia-Francia esiste anche in Francia? E se sì, come la vivete? Allora, secondo me esiste nel calcio, però per tutto il resto, le cose culturali, secondo me no, perché i francesi adorano l'Italia. Proprio. Questo l'ho un po' scoperto nei ultimi anni facendo questo lavoro su YouTube, parlando con altri italiani, e mi ha un po' sorpresa. Lo so, io sì, ho capito che per noi, lo stesso modo in cui noi amiamo la Spagna hanno la rivalità con noi, noi ce l'abbiamo con la Francia e loro ci amano, e voi ce l'avete soprattutto con l'Inghilterra, vero? Sì, quindi forse c'è un circolo, come si dice? Un circolo vizioso. Sì, un circolo vizioso, cioè è tristissimo. Perché voi ci amate, noi amiamo gli spagnoli, perché non può essere reciproca? Almeno ce lo diamo a vicenda. Sì. Beh, secondo me, cioè, per me è un po' strano questa cosa di sempre scegliere il migliore in un certo aspetto. Cioè, ci sono delle cose che non si possono paragonare, perché questo è buono, questo è buono, questo è bello, e quindi... Noi ce l'abbiamo con la moda, il cibo, l'arte, però è un complimento. È un complimento secondo me in realtà. Poi, perché non usate il bidet, anche se bidet è una parola che viene dal francese? Questa domanda del bidet è stata chiesta tipo 10 volte. Sì, anche questo, non so perché si parla sempre, però allora ho fatto qualche ricerche perché ho fatto un video con Davide, quindi mi sono un po' documentata su questo argomento. C'era, ad esempio, a casa di mia nonna c'era un bidet, però perché lei aveva una casa grande, e poi a Parigi hanno fatto tutti questi appartamenti piccolissimi e non c'era spazio, è cambiato tutto. C'è sempre spazio per il bidet. Io mi manca, io ogni volta che sto fuori dall'Italia mi manca il bidet. Sì, ma sai che ho un'amica che ha fatto l'Erasmus a Milano, faceva l'architetta, ha fatto un disegno e la professoressa, la prima cosa che le ha detto, ma dov'è il bidet? Perché lei non l'aveva messo. Importantissimo. In Giappone c'è un po' la cultura del bidet, sì, però non è proprio come da noi, ce l'hanno incorporato, non è la stessa cosa. Meglio di niente. Poi, un'altra domanda strausata, strachiesta, strafatta. Perché è un problema se i turisti usano l'inglese? Perché c'è un po' lo stereotipo che se tu parli in inglese, il francese fa finta di non capire. Sì, allora, io ho una teoria su questo argomento, forse un po' la mia, non è... Io penso che il francese, quando lo impariamo a scuola, deve essere perfetto. Cioè, quando fai un errore sei proprio stupido, quindi c'è sempre questa paura di fare degli errori, e quindi quando da francese impari un'altra lingua, cioè, non abbiamo questa, come si dice, la fiducia in te stesso, sì. Come si dice? Paura di sbagliare. Sicurezza. E quindi abbiamo tanto paura di sbagliare, anche quando capiamo. Secondo me la teoria è che capiscono sì, ma hanno paura di parlare più che non ti vogliono aiutare. Non vogliono sentirsi ridicoli. C'è un po' questa cultura che la lingua deve essere parlata perfettamente, o se no stai zitto. Che poi in realtà con le lingue non funziona così, ovviamente, no. Però mi piace questa spiegazione, è molto più dolce rispetto al perché il francese è la lingua del mondo. Poi, come fate ad essere sempre così magre nonostante tutto il pane, le baguette e i croissant? Beh, io potrei fare la stessa domanda agli italiani, perché secondo me non siete troppo diversi da noi. Cioè, secondo me in Europa si cammina tanto, è un po' questo il segreto. Anche perché a noi piace mangiare delle cose fresche, cioè non qualcosa che è stato preparato poi venduto nel supermercato. Si cucina tanto? Sì. Un po' come in Italia, alla fine sì, pure noi ci potrebbe dire, ma stavi sempre a mangiare pasta e pizza. Però di buona qualità, quindi. Poi, una domanda particolare, i francesi in termini culturali sono più simili a noi italiani oppure ai paesi nordici? A
quali paesi nordici? Perché se parli della Germania oppure della Finlandia... Oh, pensavo tipo paesi scandinavi, se dice okay, nordici immagino. No. Su questo direi l'Italia. Quando pensi a... da stranieri, quando gli stranieri pensano alla Francia, pensano a Parigi. Quindi la cultura francese secondo me è molto, molto più diversa e ci sono regioni con un'identità fortissima. Mm-hmm. C'è ad esempio la Provence, la mia regione, sembra molto all'Italia. Ma invece se vai a Biarritz, questo è il Paese Basco ed è un'altra cosa. Se vai a Strasbourg è un po' come in Germania. Se vai a Lille è un po' come in Belgio. Quindi è diversissima. Poi, secondo te, perché questa è personale, raga, io la devo mettere per forza personale, sono più simpatici gli italiani o i francesi? Gli italiani. Ah sì? Sì, sì. No, perché siete più caldi con le persone. È più facile parlare con qualcuno che non conosci, che non hai mai visto. I francesi dicono tutti che siamo cattivi, che... però siamo freddi, siamo cordiali. Questo è un po' la differenza, secondo me. Mettiamo un po' di distanza tra le persone che non conosciamo. Adesso tu stare un po' di tempo a Roma, l'umorismo romano penso che sia molto particolare. Cioè il romano se ti vuole bene ti comincia a parlare di tutti i tuoi difetti e tu ridi. Nel sud di Francia è un po' così anche. Ah, a sì? Marsiglia, sì sì, un po' questo tipo di umorismo, sì. Bello, bello. Poi, il tuo piatto francese preferito? Questo è difficile perché io sono vegetariana. In Francia di solito si mangia spesso la carne con qualcos'altro. A me piacciono i dolci, tutti i dolci francesi. Questo sarebbe il mio piatto preferito. I dolci francesi? Sì, sì, sì. Forse sì, moule frites, che sarebbe le cozze con le patatine. Con le patatine? Le patatine fritte? Sì. Le cozze con le patatine sì, fritte? Sì, sì. Non l'hai mai visto? Ma sembra fusion. No, 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 è molto tradizionale. Tipo Francia-Belgio. Un po' di Belgio, sì. O piuttosto del nord di Francia che del sud. Questo mi ispira. Lo proverei volentieri. Adesso, meglio Parigi o Roma? Difficile. No, io a Roma mi vedere viverci forse alcuni mesi, però non più tempo perché mi sembra troppo grande, troppo, cioè ne abbiamo parlato, c'è troppo traffico. Però Parigi è grande. È molto più piccola di Roma. Beh, Parigi, però poi c'è tutto l'intorno. Sì, tutto l'intorno, ma se vuoi vivere proprio a Parigi non esci più della città proprio. No. Secondo me Parigi è meglio collegata. Quindi, però Roma è bellissima. Secondo me Roma è spettacolare. L'ultima volta che ci sono stata era 5 anni fa. Mi ricordo che mi aveva fatto un effetto incredibile e anche questa volta è stato così. A Parigi un po' meno perché non ci sono dei... non puoi vedere tante rovine così all'aperto. Adesso, aspetta che questa la devo leggere, è una domanda che non so che cosa vuol dire, ma te l'ha fatta una mia amica, ci provo. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? L'hai detto benissimo. Ma che è una domanda? Sì. È un scioglilingua. Ah, è uno scioglilingua, non sì. È una domanda. Lo diresti tu velocemente, per favore? Le chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Ho detto meglio io. Difficile. L'ultima domanda. Cosa pensate della cucina italiana? In Francia ci sono tantissimi ristoranti italiani, almeno uno per strada. E non so se è una cosa italiana, ma nel sud di Francia puoi trovare questi posti, come si dice, en camion? Ah, tipo i food trucks. Sì, tipo dei food truck di pizza, ma tantissimi. Di pizza? Sì, sì, proprio. E si chiama en camion pizza. Ah! Stasera andiamo a mangiare la pizza, vediamo poi se è simile. Molto molto popolare in Francia. Grazie mille, ragazzi, trovate qui sotto tutti i link al suo canale. Sei stata carinissima a rispondere a tutte le domande, quelle più cattive e quelle meno. Lasciateci un commento, fateci sapere che cosa ne pensate voi. Siete stati in Francia? Siete d'accordo? Siete francesi? Thank you so much! Thank you a te. No, thank you a te. Il tuo italiano pure è molto buono. Grazie. Ciao! Ciao! We'll be right back.